siamo. Allora, cominciamo. Buongiorno a tutti, Presidente Gentiloni, Ministro Padoan, Ministro De Vincenti, Ministro Del Rio, Presidente Monti, autorità, Vice Presidente Lanzillotta, Vice Presidente Sereni, autorità, ospiti, cari ospiti, e grazie per essere venuti. È un piacere, un onore presentare oggi per la prima volta la relazione del Commissario per la revisione della spesa. Io vorrei iniziare con una piccola confessione. Spesso mi capita, quando parlo del nostro lavoro, che l'interlocutore, pubblico o privato che sia, mi guarda con occhi compassionevoli, scuota la testa e dice: certo, lavoro che fai tu, ingrato, deprimente, impossibile. Allora, premesso che la gratitudine è la parte meno importante, la notizia che vorrei dare oggi è che il lavoro non è né deprimente né impossibile. Non è deprimente, anzi gratificante, perché coinvolge l'impegno di molte persone, a partire naturalmente dai vertici, dal Presidente del Consiglio, prima Renzi e poi Gentiloni, i sottosegretari alla Presidenza del Consiglio, che hanno in questi processi un ruolo importante, spesso invisibile ma fondamentale. Quindi saluto, ringrazio il Ministro De Vincenti, il Ministro Del Rio per il lavoro, oltre che chiaramente l'attuale sottosegretario alla Presidenza, per il lavoro che hanno svolto. Ma i vertici sono solo la punta di una piramide che comprende più di 1000 persone. Più di 1000 persone hanno lavorato, stanno lavorando nei diversi progetti o nei processi operativi che questi progetti hanno cambiato. Io sono qua il loro portavoce. Mi piacerebbe elencarle tutto, ma questo naturalmente non è possibile. Per cui farò solo alcuni accenni, me ne scuso con tanti altri per il torto. Parto dal Ministero dell'Economia, inevitabilmente. Saluto il ragioniere generale Daniele Franco e la sua squadra. Saluto, non vedo il ispettore generale capo, il dottor Mazzotta, però lo rivolgo i saluti, con il quale abbiamo passato, assieme alla consigliera Perotta di Palazzo Chigi, tante giornate e qualche nottata spulciando una per una le più di 10.000 righe dei conti dello Stato. Ministero della Salute, qua rappresentato dal direttore generale programmazione Andrea Urbani, che ovviamente ha avuto un ruolo molto importante in questi processi. Le regioni impegnati in prima linea, soprattutto nella razionalizzazione degli acquisti. Saluto il presidente D'Alfonso, saluto Alessandra Boni da Emilia Romagna, che con Cinzia Liliu sta coordinando le aggregazioni degli acquisti per le regioni, Paolo Berno e Angelo Macchia, che fanno lo stesso ruolo per le città metropolitane e per i comuni, le forze dell'ordine, saluto il capo della polizia, il prefetto Gabrielli, e la sua squadra con il vice direttore generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il prefetto Guidi. Saluto il capo di Stato Maggiore dei Carabinieri, Gaetano Maruccia, il comandante in secondo della Guardia di Finanza e il capo di Stato Maggiore generale Zaffarana e il suo predecessore, general Pezzuto. Tutte queste persone hanno lavorato con dedizione, con determinazione e con grande professionalità. E lo dico come una nota personale, avendo lavorato con tutte queste persone, è stato professionalmente per me l'esperienza più arricchente della mia vita professionale.
quindi tutt'altro che deprimente. E men che meno impossibile, perché i risultati ci sono e come. Parleremo oggi soprattutto di risultati, ma prima di parlare di risultati e di fare un po' di confronto internazionale, vorrei iniziare con un'introduzione un po' metodologica, ma che ritengo utile, anzi indispensabile. Il tema è tecnica, complessa, e spesso, lo dico, sento dire e leggo delle affermazioni e delle valutazioni che riflettono non una piena conoscenza della materia. Allora, che cos'è? Vediamo se questo... No. Allora, che cos'è la revisione della spesa? L'analogia che viene in mente è di una persona che si vuole mettere in forma. Quando uno si vuole mettere in forma, fa due cose: fa una dieta, mangia meno, ma anche cambia stile di vita. Serve far tutte e due. Se uno fa solo la dieta e non cambia stile, i chili che perde poi tornano. Se cambia solo stile di vita e non fa la dieta, poi ci vuole un bel po' di tempo per perdere il peso. Lo stesso vale per la revisione della spesa. È fatta di due processi. Un processo di eliminazione e riduzione di capitoli di bilancio e un processo di efficienza operativa, riorganizzazione operativa dei processi delle varie amministrazioni. Serve far tutte e due. Se tolgo solo capitoli di bilancio e non cambio il modo in cui funziona l'organizzazione, alla fine i tagli non sono sostenibili. È quello che è successo anche da noi nel passato. Quando c'era bisogno non si pagava i fornitori, quindi le bollette dell'Enel a un certo punto non sono state pagate, chiaramente l'anno dopo bisogna pagarle. Dall'altra parte, chiaramente, se uno fa solo l'intervento di efficienza ma non cambia, non tocca i capitoli di bilancio, poi i costi rimangono. Quindi fare tutte e due. A cosa serve la revisione della spesa? La revisione della spesa serve a ottenere due tipologie di obiettivi. Obiettivi di finanza pubblica, riduzione di deficit, riduzione di tasse, ma è altrettanto importante miglioramento e ammodernamento dei servizi. Questo è altrettanto importante. Quindi il lavoro che è stato fatto, e poi lo vedremo, non era solo di ridurre per creare spazio, per ridurre le tasse, per ridurre il deficit, quello fatto, ma anche per garantire un livello di servizi pubblici migliore. Questo è importante ricordare. Ecco, qual è il perimetro della revisione della spesa? Allora, vedete qua i numeri, i principali numeri. La spesa pubblica è circa di 830 miliardi ed è fatto da alcune grandi voci. C'è una voce che si chiama interessi sul debito, c'è poco da fare su questo direttamente. C'è una voce che si chiama investimenti che si vogliono addirittura aumentare. Ci sono un po' di decine di miliardi che sono in realtà costi che non si possono toccare, come i trasferimenti europei o partite di giro contabile che in realtà potrebbero anche non stare sulla bilancia pubblica. Poi c'è la spesa sociale, che è un blocco molto grosso di oltre 330 miliardi. Questo da noi significa soprattutto pensioni. Ci sono alcuni interventi di efficienza nei processi di gestione di questa spesa. E stiamo lavorando con il Ministero del Lavoro e con l'INPS per aggredire queste opportunità, però lavorare in modo diretto sulla spesa pensionistica, soprattutto dopo una importante, io credo inevitabile, riforma delle pensioni fatta dal governo Monti, presenta alcuni problemi. C'è la questione dei diritti acquisiti, che comunque la si pensi non è semplice, c'è la complessità tecnica di ricalcolare le pensioni con il metodo contributivo e poi ci sono le sentenze della Corte Costituzionale. Quindi per tutti questi motivi la decisione è stata di focalizzare sulla spesa della macchina pubblica, cioè la macchina dei servizi pubblici, la sanità, i comuni,
le forze dell'ordine, la difesa, gli organi costituzionali, l'agenzia fiscale, tutto questo che più o meno costa attorno a 330 miliardi, qualche miliardo in meno. Quindi questo era il focus del lavoro e lo è tuttora. Questa spesa, questi 327 miliardi che vedete lì, sono state analizzate e aggredite seguendo tre visuali di analisi, tre approcci di lavoro. La prima è la natura della spesa, oltre il 90% è fatto da spesa di personale e acquisto di beni e servizi, quindi sono stati fatti degli interventi, poi li vedremo, sia sulla spesa del personale in quanto tale e lo stesso vale per i servizi. La seconda visuale è quella dell'area della spesa. 80% della spesa pubblica è fatta di fatto di cinque blocchi, che è la sanità, comuni e province, le forze dell'ordine, l'istruzione e la difesa. Si è deciso di focalizzare sui primi tre, cioè sanità, comuni e province e forze dell'ordine per questo motivo. L'istruzione, come sappiamo, in questi anni ha avuto anzi incremento di risorse, soprattutto fatto di personale, quindi il tema non era di ridurre la spesa e renderla più efficiente, e sulla difesa di fatto è stato deciso semplicemente di proseguire con la riforma fatta dal governo Monti, la riforma De Paola, che ha previsto una riduzione su arco pluriennale delle forze armate da 220.000 unità a 170.000. Questa riforma sta procedendo e sta rispettando la tabella di marcia, anzi forse qualcosa in più, e quindi su questo non è stato fatto un lavoro specifico. Le altre aree invece sono state oggetto di interventi specifici. Terza area di visuale e sono i servizi di supporto. La pubblica amministrazione è fatta da servizi rivolti direttamente ai cittadini, medici, infermieri, insegnanti e così via, e poi invece funzioni di supporto che sono funzioni che servono alla pubblica amministrazione per gestire se stessa. E quindi lì c'è il dovere di farli costare il meno possibile. E abbiamo lavorato in quattro aree, su strutture di acquisto, l'informatica, la gestione immobiliare e le auto di servizio. Quindi questa è un po' la premessa, mi rendo conto un po' noiosa, però segue la legge di Sutton, chiamato tale in onore, si fa per dire, di Willie Sutton, che è un famoso rapinatore di banche americane, che alla domanda ma perché rapini le banche rispose perché i soldi sono lì, cioè mutatis mutandis, abbiamo lavorato in queste aree perché lì c'è il potenziale. Questo è il senso di questa introduzione, che però credo sia importante per dare il quadro generale. Adesso vediamo i risultati. Iniziamo con la dieta. E questa è la dieta. Questi sono i capitoli di bilanci che sono stati tagliati. Lo vedete lo sviluppo negli anni. Nel 2017 sono stati tagliati quasi 30 miliardi di capitoli di spesa. Quasi 30 miliardi di capitoli di spesa, che è una quota, una fetta importante della spesa pubblica. L'oggetto di questa relazione ovviamente è la revisione della spesa, non è l'impiego di queste risorse, ma credo comunque vale la pena solo ricordare a cosa sono servite. Sono servite a ottenere dei risultati strutturali, la riduzione del deficit dal 3% al 2,1%, la riduzione della pressione fiscale che è scesa di 1,3%, questo al netto anche di recupero di evasione importante, quindi questo è proprio la pressione fiscale al netto di tutto, e poi è servita a finanziare i servizi pubblici. Ci sono stati investiti più di 20 miliardi nei servizi essenziali, la previdenza, l'assistenza sociale, la scuola, la sanità, la sicurezza, quindi interventi che sono andati proprio ad assicurare che questi servizi sono ammodernati e che sono al passo coi tempi. Vediamo adesso l'altra faccia. L'intervento di efficienza personale. Lo strumento generalizzato che abbiamo utilizzato è il blocco del turnover. Questa misura
tra il 2013 e il 2016 ha prodotto una riduzione degli organici al netto della scuola, dove c'è stato un investimento, di circa 84.000 unità, quindi vuol dire poco meno di 4%. Per i solo ministeri questa riduzione è stata di quasi 7%. Naturalmente nessuno è stato licenziato, e dico naturalmente perché nessun governo lo fa, tranne situazioni estreme come la Grecia, che non è il nostro caso. Anche se questo strumento, anche se differenziato per tipologia di professionalità, comunque non è fatto col cesello. Quindi per gestire questo blocco del turnover sono state messe in atto anche degli interventi di spostamento di risorse per assicurare che effettivamente si possono utilizzare al meglio. Ne faccio un esempio, che è la riorganizzazione delle province. Quindi abbiamo spostato delle persone dalle province per esempio agli uffici giudiziari. Acquisti beni e servizi. Qua chiaramente i gradi di libertà sono più ampi e abbiamo lavorato su due fronti. Il primo è la creazione di quello che viene chiamato il tavolo dei soggetti aggregatori. Qual è il problema che abbiamo cercato di risolvere? E questo problema si spiega con questa diapositiva, che sembra, ma non è, un quadro di arte moderna. Allora, questa diapositiva, che non si vede molto forse da chi sta lontano, elenca tutte le regioni italiane, le 20 regioni italiane, e elenca per un prodotto, uno stent cardiaco, la dispersione dei prezzi. Cioè, così do un esempio per chi non lo può leggere: se uno guarda la regione del Piemonte scopre che, quando è stata fatta questa analisi, quindi si riferisce al 2014-2015, il 20%, attorno al 20% dei prodotti di questo tipo in Piemonte sono stati comprati attorno a 400 euro, ma ci sono altre 15 o 20% che sono stati comprati a 1000 euro. Quindi all'interno della stessa regione c'è una dispersione, abbiamo trovato una dispersione di prezzo di acquisto di questo tipo. Lo ripeto, il problema, come si vede un po' da questo, ma come si vede anche da tutte le categorie di prodotto su cui si è lavorato, che c'è una dispersione di prezzi enorme. Non è tra il sud e il nord. C'è la leggenda metropolitana di una grande regione del nord che compra le siringhe bene e una grande regione del sud che lo compra male. Non è quello il problema. C'è una dispersione enorme ovunque, che è dovuta a un semplice fatto, che tendenzialmente ogni ospedale comprava per conto suo. Quindi quando ogni ospedale comprava per conto suo, succede che, ma non nella stessa regione, nella stessa città, due ospedali a 5 km di differenza compra lo stesso prodotto a 1 e a 3. Questo è il punto di partenza. Come si risolve? È stato creato questo tavolo di soggetti aggregatori, è stato creato a partire dal, diciamo, l'iter è partito, se lo ricorda bene il ministro Del Rio, nel decreto degli 80 euro, aprile 2014, dove abbiamo creato un gruppo di una trentina di soggetti, dove dentro c'è Consip e c'è una centrale per regione e per una centrale per le grandi città metropolitane, che lavora assieme per comprare in modo aggregato. Approfitto per ringraziare la Susanna La Cecilia, che coordina eroicamente questo tavolo, e questi risultati che vedremo tra qualche secondo, quindi un sentito ringraziamento. Siamo partiti con questo tavolo che lavora assieme, compra adesso 19 categorie che assieme fanno circa 16 miliardi di acquisto annuale. Noi siamo partiti aprile 2014, questo tavolo è partito operativamente 2 anni dopo, perché ci sono voluti 2 anni di interventi normativi, organizzativi, amministrativi per farlo partire, ma è partito poco più di un anno fa. Vediamo i risultati. Allora, vedete qua i soggetti che fanno, questa è un'analisi che si riferisce alla sanità. I soggetti che fanno parte di questo tavolo, cioè Consip e le centrali regionali, nel 2015 compravano
circa 6 miliardi o facevano gare per 6 miliardi in queste categorie, siamo passati in un anno a 25 miliardi e quest'anno stiamo viaggiando a un ritmo di 30 miliardi. Questo forse è ancora più significativo. Nel 2015 il 27% degli acquisti in queste categorie è stato fatto nelle varie regioni da questi soggetti, diciamo, centralizzati, e il 70% è stato fatto dai singoli ospedali, per cui abbiamo visto i risultati di prima. Adesso siamo all'82%, nel 2016 all'82%, il primo trimestre di quest'anno siamo all'86%, e credo che entro l'anno prossimo arriveremo a un numero fisiologico che è oltre il 90% comprato in modo centralizzato. Quindi possiamo dire davvero che la modalità di acquisto della pubblica amministrazione nell'ultimo anno si è modificata in modo radicale. Devo dire, francamente, è un cambiamento di questa entità, di questa rapidità, che io non pensavo sarebbe stato possibile in questi tempi. Questi sono i risultati, quindi le prime gare che sono state aggiudicate hanno portato in media un risparmio del 23%, cioè confrontando il prezzo di prima e il prezzo del dopo, un risparmio medio di 23%, con una variazione tra il 6 e il 59%. Quindi questi sono i risultati, questa è l'entità di massa aggredita. E siamo, posso dire, solo all'inizio. Di fatto questo sistema, andando avanti, si svilupperà attraverso tre leve. La prima è il consolidamento ulteriore del sistema. Siamo passati, parlando sempre di sanità, da acquisto fatto da 240 aziende ospedaliere o aziende sanitarie all'acquisto fatto da 20 regioni. Però in realtà dobbiamo andare oltre. Per alcune categorie, alcuni prodotti, non ha senso far 20 gare regionali. Quindi le varie regioni stanno lavorando tra di loro per comprare assieme, per consolidare ulteriormente. Quindi questa è la prima leva. La seconda leva, le nuove categorie, stiamo lavorando già per aggiungere altre categorie. Credo che andremo l'anno prossimo verso i 20 miliardi di acquisto coperto. E terza leva importante invece, che la prossima frontiera, è la gestione della domanda. Qua parliamo di prezzi, ma in realtà abbiamo visto che ci sono differenze enormi di profilo di consumo, di quanto si consuma da un prodotto a un servizio tra una struttura e un'altra. E quindi stiamo lavorando per proprio definire anche degli standard di utilizzo. Ringrazio il presidente dell'Istituto Superiore della Sanità, il professor Ricciardi, con il quale, assieme al Ministero della Salute, stiamo lavorando proprio per definire degli standard che aiuteranno anche a gestire la domanda. Quindi è solo alla partenza, il potenziale è ancora molto molto importante. Quindi la prima cosa che abbiamo fatto è questo lavoro della creazione del tavolo dei soggetti aggregatori. La seconda leva invece è lo sviluppo di Consip, la centrale della pubblica amministrazione, il quale lavoro è stato molto molto ampliato, sia attraverso interventi normativi che hanno dato più potere alla Consip, sia attraverso rafforzamento organizzativo, quindi sia in termini di categorie coperto, sia in termini di volume aggredito, gare fatte e risparmi ottenuti, Consip in questi due anni ha fatto un passo avanti molto molto importante. Adesso vediamo i risultati sui principali servizi o le linee di intervento sui principali servizi. Parto dalla sanità. Sulla sanità si è lavorato su di fatto quattro fronti. Primo, quello degli acquisti. Abbiamo visto che naturalmente l'intervento del tavolo dei soggetti aggregatori dà dei vantaggi importanti, non solo la sanità, ma nella prima fase si è lavorato soprattutto sulla sanità. Secondo elemento è estensione di questo successo, di questo lavoro che è stato fatto sugli acquisti, anche alla logistica, all'informatica, sempre nella sanità, che sono due processi importanti, determinano costo, efficienza, e su quello si sta adesso iniziando a lavorare. Terzo elemento importante sono piano di efficientamento degli ospedali.
Le regioni hanno identificato 32 strutture, grandi strutture ospedaliere, che non sono dal punto di vista di risultati economici o di performance clinica in linea con le aspettative e stanno partendo adesso con piani di interventi correttivi che nei prossimi 3 anni dovrebbero portare questi ospedali a un equilibrio. Dico tra l'altro solo un'osservazione. Di solito, e lo si vede nei numeri, gli ospedali che sono più efficienti dal punto di vista di gestione economica hanno anche una performance clinica migliore, quindi le due cose vanno assieme, non sono in contrapposizione. Ultimo elemento, piani di efficienza per le regioni, che è una facoltà che abbiamo dato alle regioni adesso con una premialità far dei piani regionali che mirano proprio a risolvere problemi soprattutto di servizi come lista d'attesa e altri problemi a livello regionale. Comuni, enti locali. L'intervento principale in questa area è stato l'introduzione dei costi e dei fabbisogni standard. Dopo anni, forse decenni, di cui si è parlato di costi standard e fabbisogni standard, a partire dalla legge di stabilità di 2015, abbiamo introdotto questi parametri come parametri di determinazione di fatto delle disponibilità di spesa dei comuni e questo è stato adesso esteso nell'ultima manovra di correzione, è stato esteso anche alle regioni. Regioni la spesa oltre quella sanitaria che ovviamente segue altre logiche. Vorrei dire solo una parola su questo. Questo intervento è fondamentale perché cosa fa? Da un lato mette pressione su chi è meno efficiente e premia chi è efficiente. Ed è l'unico modo per gestire o per cercare di veicolare un sistema che ha più di 8.000 soggetti verso l'efficienza. È ovvio che da Roma non si può dire a 8.000 comuni cosa fare e cosa non fare, quindi questo è l'intervento più importante. Dico anche, ed è importante dirlo, che un sistema di costi fabbisogni standard basati su analisi statistica, questionari, cioè un lavoro molto molto importante alla base di questo, esiste per quanto ne so io solo in Italia, nessun altro paese ha fatto nulla di simile. Io devo dire, ho avuto fortuna in questi anni di parlare, di confrontarmi con altri governi europei, nessuno ha questo sistema, quindi è una cosa importante che ci dà un vantaggio competitivo vero. Oltre a questo abbiamo fatto alcune cose specifiche importanti da ricordare, fusione di comuni, abbiamo dato a partire dal 2014 incentivi forti alle fusioni di comuni, sono state già avvenute fusioni di 120 comuni, quindi il meccanismo inizia a funzionare, colgo l'occasione per lanciare un appello ad assicurare che effettivamente questi incentivi si mantengono, al limite se possibile rafforzare, perché questa è una cosa che quando succede effettivamente cambia davvero l'efficienza dei piccoli comuni. La riforma delle province, che ha prodotto dopo gli interventi correttivi comunque un risparmio che è vicino a 900 milioni, e stiamo lavorando su altri cantieri. C'è in cantiere un progetto per l'intervento sull'efficienza dell'illuminazione della pubblica di tutti i comuni, dove c'è una spesa di 2 miliardi che si può ridurre di 600-700 milioni l'anno, e ci sono altre cose. Passiamo invece alla sicurezza, forze dell'ordine. Qua, come nel caso della sanità e come nel caso dei comuni, l'obiettivo principale è dare più servizio, cioè migliorare il servizio che viene dato ai cittadini. Questo lo dico... forse un passaggio importante, vero anche per la sanità, cioè le risorse che abbiamo recuperato per la sanità, lo ricordo, sono state utilizzate per finanziare i nuovi farmaci. Nell'ultimo anno abbiamo speso più di 1 miliardo per dare una cura salvavita a 60.000 malati di epatite C,
che è una cosa che altri paesi non hanno fatto. Abbiamo appena lanciato nuovi livelli essenziali di assistenza che valgono 800 milioni, quindi il recupero delle risorse è un recupero che serve per dare più servizi in un contesto ovviamente di risorse limitate. Lo stesso vale per le forze dell'ordine. L'intervento sulle forze dell'ordine ha quattro elementi. Il primo è l'aggregazione degli acquisti, quindi questo è simile a quello che è stato fatto per le regioni. Stiamo lavorando su tre categorie: macchine di servizio, servizi di mensa e energia, che fanno assieme circa 700-800 milioni di spesa. Quindi questo è un primo intervento. Secondo intervento è quello che si chiama qua il progetto back office, parlando sempre di funzioni di supporto, facendo una fotografia delle funzioni di supporto delle forze dell'ordine, e qua parliamo della Polizia di Stato, Arma di Carabinieri, Guardia di Finanza, ma anche Vigili di Fuoco e la Polizia Penitenziaria. Ci sono più di 20.000 persone che sono tra logistica, amministrazione e gestione del personale, con differenze importanti di impiego di risorse e di efficienza, quindi si sta lavorando adesso per capire dove ci sono opportunità di sinergie, dove si possono trasferire le migliori pratiche da un posto all'altro, con l'obiettivo di liberare risorse e attività a più alto valore aggiunto. Terzo elemento, semplificazione amministrativa. Abbiamo preparato un pacchetto di interventi normativi che hanno un duplice obiettivo. Da un lato semplificare il lavoro delle forze dell'ordine, liberando risorse, attività a più alto valore aggiunto, e dall'altro semplificare la vita per i cittadini. Do un esempio: la gestione delle denunce di smarrimento. Ci sono più di 2 milioni di denunce di smarrimento all'anno. Come noi sappiamo, quando c'è una denuncia di smarrimento, uno ha perso la carta d'identità, va prima ai carabinieri o alla polizia, poi deve andare al comune. L'idea è di fatto cambiare questo meccanismo, andare direttamente al comune. Questo semplificherebbe la vita ai cittadini e libererebbe oltre 500 risorse che oggi sono impegnate in la gestione di questi 2.000 denunce, che chiaramente non è un'attività ad altro valore aggiunto. Ultimo punto su cui spendo una parola in più è l'ottimizzazione del presidio territoriale. Cosa vuol dire? Noi abbiamo circa 9.000 presidi di polizia, carabinieri, guardia di finanza. 9.049 è il numero esatto. L'articolazione territoriale di questi presidi di fatto risale a gran parte a 30-40 anni fa. Fotografano in gran parte la demografia dell'Italia e la situazione della criminalità italiana di 30-40 anni fa. Poi in questi 30 o 40 anni sono nate nuove aree, nuovi quartieri, e dall'altra parte, da qualche parte, il numero delle persone è sceso, è cambiata la criminalità, per cui pensate ai fenomeni di sequestro di persone, del terrorismo degli anni 70-80, oggi non ci sono più, non in questa forma. Quindi è stata sviluppata una metodologia per la copertura dei presidi delle forze dell'ordine, metodologia fatta e sviluppata proprio dalle tre forze principali, quindi dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza. Devo dire, un lavoro di grande professionalità, con un sistema di indicatori analitici basati su superficie, abitanti, reati e così via. Vedete qua un esempio. E dove vedete un rosso significa che c'è un problema. Quindi questo sistema è stato applicato alla provincia di Roma, e questo caso pilota sulla provincia di Roma ha prodotto di fatto l'accorpamento e la soppressione di 10 stazioni commissariati e la creazione di 7 nuovi. Questo esercizio risparmia 2 milioni di affitto, ma non è questo l'obiettivo. Quello che fa davvero è che consente di fare una copertura molto maggiore nelle zone periferiche dell'est, del sud, sud-ovest della capitale, che sono assolutamente sguarnite. Quindi il vero risultato di questo è che i cittadini di Roma avranno più sicurezza, soprattutto nelle nuove aree. Questa metodologia testata, applicata
sulla provincia di Roma, adesso è in via di estensione su tutta l'Italia, a partire dalle città metropolitane. Andiamo rapidamente a parlare delle funzioni di supporto, quindi dicevo strutture di acquisto, gestione immobiliare, parco auto e spesa informatica, vado con flash. Sulla gestione immobiliare è previsto un piano fondamentalmente focalizzato su quello che viene chiamato il federal building, quindi si cercherà di mettere tutte le strutture della pubblica amministrazione in un comune nello stesso posto. E questo piano, che adesso è articolato nelle varie città, troverete nel documento anche proprio le prime città dove questo viene applicato, ha un obiettivo di risparmio di 200 milioni entro 2021. Sugli acquisti, la centralizzazione che abbiamo visto prima in realtà comporta anche un risparmio di persone, perché ovviamente facendo gare molto più grandi il numero delle persone si riduce e qua si potrà recuperare diverse decine di milioni proprio in termini di risparmio operativo e di costo. Razionalizzazione del parco auto, il blocco delle auto di servizio che è stato messo in piedi nel 2014 sempre con i primi interventi ha prodotto ad oggi una riduzione di circa il 50% delle macchine di servizio, quasi 30.000 macchine in meno, quindi è un cambiamento importante. Infine la spesa informatica, parte del programma triennale che adesso è stato recentemente approvato, prevede un risparmio entro l'anno prossimo di 480 milioni di spesa informatica focalizzata sui grandi, diciamo, i grandi utilizzatori di informatica. Quindi questo sono in estrema sintesi i risultati. Vorrei chiudere questa relazione con un po' di confronto internazionale. È utile perché negli ultimi anni gran parte dei paesi, in particolare paesi europei, hanno avviato sforzi di riduzione di spesa. E quindi questo confronto è utile perché è utile imparare dall'esperienza degli altri, è utile capire se quello che abbiamo fatto è sufficiente, se ci sono altre cose che si possono fare, e devo dire in questi anni abbiamo avuto modo di confrontarci con diversi di questi governi, quindi questo confronto è utile e qualcosa si può imparare da questo. Iniziamo, faccio anche qua un minimo di accenno metodologico. Questa è la spesa pubblica italiana confrontata con gli altri paesi europei in percentuale del PIL. Quindi noi siamo nella fascia medio-alta, siamo a poco meno di 50%, ma è importante ricordare, sapere che il motivo di questa spesa, diciamo, relativamente alta sono due voci. Il primo, gli interessi sul debito. Noi abbiamo, ovviamente, per il debito che abbiamo la spesa su interessi del debito che è più alta in Europa. Il secondo sono le pensioni, la spesa pensionistica, che è la più alta in Europa, messa sotto controllo con la riforma fatta dal governo Monti, una riforma indispensabile, però è alta, la spesa è alta. Quindi questo è il motivo per cui abbiamo spese più alte di altri paesi. Cosa abbiamo fatto in questi anni? Se guardiamo i numeri, li confrontiamo con quello che hanno fatto le altre, questo è il risultato. Cioè, se prendiamo, togliamo la spesa pensionistica e la spesa per interessi, focalizziamo sulla macchina pubblica, i 330 miliardi che abbiamo visto prima, questo è il confronto tra tutti i paesi, non solo europei, paesi OCSE. Quindi questo cosa ci dice? Che noi abbiamo fatto in questi tre anni meglio di tutti i paesi OCSE, tranne la Grecia. Abbiamo fatto meglio di paesi che sono in procedura di infrazione, la Francia, la Spagna, paesi anche che hanno problemi economici e hanno debito che sta salendo. Abbiamo fatto meglio di paesi che hanno avuto aiuti della Troica, il Portogallo, dell'Irlanda. Abbiamo fatto meglio di paesi che hanno lanciato programmi molto importanti di revisione della spesa. Il Regno Unito, l'Olanda ha fatto bene, è uno dei paesi che ha fatto meglio. Comunque noi abbiamo fatto meglio. Se vediamo il confronto con i paesi, solo con i paesi più simili a noi,
Noi siamo praticamente a zero. La Spagna, nonostante la procedura di infrazione, il debito che è esploso, ha fatto più 4%, la Francia quasi 5%, Gran Bretagna quasi 6%, la Germania, meno male, spende, quindi questa è una buona notizia. Perché abbiamo fatto meglio? Io mi avvio verso la conclusione. Abbiamo fatto meglio per tre motivi. Abbiamo prima di tutto un assetto istituzionale e normativo che permette al governo centrale di intervenire sugli enti locali. Questo noi possiamo fare, altri paesi molto meno. La Spagna, per esempio, dove regioni e comuni sono totalmente indipendenti, nello sforzo di revisione della spesa sta affrontando, li abbiamo visti anche con il ragionier generale qualche mese fa, un quarto di quello che stiamo affrontando noi. Quindi c'è proprio il tema del perimetro. Secondo elemento è proprio l'elemento della disponibilità di dati. Sembrerebbe strano, sembrerebbe incredibile, ma l'Italia ha dati finanziari, economici, dati operativi della sanità dei comuni che non ha nessun paese in Europa. E quindi l'utilizzo di questo dato è stato fondamentale per far tutti questi, avviare tutti questi processi di efficienza. È un vero vantaggio competitivo che questo paese ha. Terzo elemento ovviamente è l'impegno costante a tutti i livelli della pubblica amministrazione, la continuità di azione, il fatto di aver avuto tre anni e mezzo di lavoro continuativo è stato fondamentale. Ho detto prima che il lavoro sugli acquisti che avete visto è partito ad aprile 2014 e è iniziato a dare risultati 2 anni dopo. E i risultati veri, grandi, darà nei prossimi anni. E vorrei chiudere proprio con questo. Ci vuole il tempo per cambiare i processi, ci vuole il tempo per cambiare l'organizzazione, ci vuole il tempo per cambiare i meccanismi operativi. E siccome questa legislatura si sta avviando per la sua chiusura, mi permetto di lanciare un appello alle forze politiche e al governo che verrà di non mollare la presa. Grazie. Invito il ministro Grazie, mi scuserete se non mi alzo per lasciare il rispetto della relazione all'onorevole Gutkel. Buongiorno a tutti, buongiorno al Presidente del Consiglio e grazie all'onorevole Gutkel per questa relazione molto esaustiva. Concedetemi qualche minuto soltanto per collocare il lavoro di Spending Review in un contesto più ampio della politica del Governo. Ma permettetemi di cominciare con una notazione molto personale. Io mi auguro fortemente che dopo questa presentazione di stamattina si leggerà un po' meno sulla stampa che in Italia la spending review o non si è mai fatta o si è fatta male. Qualcuno sicuramente continuerà a dirlo, però qualcun altro forse ascoltando quello che di buono è stato fatto sotto la guida di Gutkel ci penserà due volte. Ma scusate, questa è una notazione tutto personale, quindi abbiate pazienza. Prima considerazione, la spending review è parte di un processo molto più ampio di riforma strutturale della pubblica amministrazione e è uno strumento per fare pubblica amministrazione in modo diverso ed è uno strumento per fare riforme strutturali in modo diverso. Una frase che a me piace usare è che la riforma della pubblica amministrazione è quella riforma che serve a fare le altre riforme. E da questo punto di vista la spending review sicuramente ha un posto importante. Seconda considerazione generale, il confronto internazionale. Parto da qui, è l'ultimo punto che Joram ha toccato, ma che a me sta particolarmente a cuore, per condividere un'informazione che non è un segreto, ma forse poco noto. Nell'ambito dell'Eurogruppo c'è una analisi continuativa a ogni riunione dell'Eurogruppo su temi strutturali. Uno di questi temi che è stato sollevato più di una volta nell'Unione dell'Eurogruppo è proprio i meccanismi di spending review. E non da ieri, ma già da qualche mese, l'Italia è regolarmente invitata a presentare le sue esperienze di spending review per condividerle con gli altri paesi dell'Eurogruppo e viene identificata come qualcosa di interessante per due ragioni che sono state citate da Joram.
non tanto i suoi risultati, che sono pure importanti in termini quantitativi, quanto come luogo nel quale si sperimentano nuovi meccanismi, la qualità, e luogo dal quale arrivano dati in qualità e quantità maggiore che in altri paesi. Questa cosa dell'informazione è estremamente importante. È estremamente importante che ci siano dati, è estremamente importante che i dati siano utilizzati per migliorare le politiche. I risultati, qui Yoram è stato molto esauriente, non ritorno sui numeri che sono considerevoli, sono numeri che in termini di aggregati di finanza pubblica sono importanti, hanno creato, continueranno a creare spazio fiscale importante, naturalmente poi sarà il dovere dei policy maker usare questo spazio in modo efficiente ed efficace. Ma paradossalmente la riduzione della spesa, ed è soprattutto la spesa corrente, come abbiamo appena visto, che è quella più aggredibile in più di un senso del termine, ma che è stata aggredita e migliorata nella sua qualità, più di questo, oltre a questo, c'è la questione dei meccanismi, che sono essenziali per poter sostanziare l'affermazione da cui sono partito, e cioè che la spending review è un pezzo della riforma strutturale della pubblica amministrazione. Sono i meccanismi che vanno cambiati, con i cambiamenti dei meccanismi si ottengono risultati e numeri migliori. Tanto per citare Yoram, bisogna ridurre il peso ma cambiare stile di vita. Io confesso che provo a fare tutte e due, non ci riesco, ma insomma questa è un'altra questione. Secondo punto, anch'esso collegato alla questione della riforma della PA. Dico una cosa che sembra una banalità ma non lo è. Queste cose funzionano se c'è un sistema di pubblica amministrazione. C'è il governo, a partire dalla Presidenza del Consiglio, per poi coinvolgere tutti i ministri, ovviamente il MEF, ma non solo quello, ma anche le agenzie, le istituzioni preposte essenzialmente a questi scopi o preposte ad altri scopi che hanno a che fare con la qualità della spesa, ovviamente penso all'ANAC, ma penso anche a Consip, e poi naturalmente tutto l'universo degli enti locali, che sono tanti e hanno un'enorme responsabilità di spesa, non solo di risparmio di spesa, ma di efficienza della spesa, che è fondamentale per la crescita del Paese. Ma c'è ancora qualcosa di più che molti di voi conoscono, e mi scuso se lo ripeto, il fatto che la spending review deve e sta diventando sempre più un elemento essenziale della prassi normale della politica di bilancio. Forse ci dimentichiamo di ricordarci che recentemente è stata introdotta un'importante riforma del processo di bilancio che ha impatti estremamente rilevanti sul modo di fare spending review, per almeno due ragioni. Uno, che non si limita, come in passato, magari in passato lontano, a occuparsi della spesa incrementale, quindi dare per scontato l'enorme stock di spesa che decisioni passate ci hanno riportato a noi, ma essere disponibili, pronti e in grado di farlo amministrativamente a rimettere in discussione scelte che magari nel passato sono state quelle giuste, ma che con l'evoluzione del tempo devono essere riviste. E questo è un enorme cambiamento di prospettiva, che naturalmente richiede anche un enorme cambiamento di processi, di mentalità, di attitudine, di sforzo che c'è nel cuore quotidiano nella pubblica amministrazione. Non dimentichiamoci che queste cose funzionano se si fanno esercizi tutti i giorni e non soltanto magari un weekend sì e un weekend no. Quindi è la quotidianità che traduce in riforma strutturale delle norme importanti. Seconda questione è che c'è l'integrazione fra tutti i vari pezzi della politica di bilancio e c'è quindi un processo unificato che di fatto deve cominciare per poi sfociare nel suo atto finale, che è la legge di bilancio, ma di cui la legge di bilancio è una componente importante e finale, ma non l'unica. E quindi un meccanismo necessariamente di scelta, quindi necessariamente per definizione politico, che deve fissare obiettivi aggregati, macroeconomici, che tengono conto evidentemente dei vincoli di bilancio che il Paese confronta sia per ragioni interne che per obblighi internazionali, ma deve poi tradurre questi vincoli di bilancio aggregati in obiettivi specifici che vanno divisi per ministeri, poi ai ministeri toccherà decidere dove allocare. Quindi c'è un impegno non solo a usare meno risorse, ma per definizione a usarle meglio. Bisogna fare delle scelte.
dico una cosa banale, questa è politica economica, è politica di bilancio, perché questa è l'essenza della politica economica. Fare delle scelte, prendersi la responsabilità di farle, implementare queste scelte e quindi avere una pubblica amministrazione in grado di tradurle in atti e risultati. E questo sicuramente c'è, io sempre più rivendico, e penso che siamo tutti d'accordo su questa cosa, la grandissima professionalità e la grandissima qualità del personale della pubblica amministrazione in tutte le sue ramificazioni, che permette appunto le riforme di tradursi in fatti, in tradursi in comportamenti. Ultime cose, oltre a quello che dicevo, innanzitutto il fatto che c'è un ovvio legame fra decisioni di spesa e scelte di policy a livello nazionale e a livello locale, pur nella piena autonomia dei livelli decisionali. È chiaro che un paese complesso come il nostro, che ha obiettivi importanti, che sono racchiusi a volte in una cifra con lo zero virgola, in quella cifra con lo zero virgola si racchiudono processi decisionali che devono essere coerenti. Su questo fatemi dire una cosa personale e banale, cioè che molto si deve fare in più. Ci sono meccanismi che facilitano questi processi, nel caso degli enti locali, lo citava Joram, c'è il meccanismo dei costi standard e dei fabbisogni standard, sembrano piccole cose, sono meccanismi che incominciano a produrre risultati nei comportamenti, che richiedono tempo come tutte le misure strutturali. E infine, mi fermo qui, tornando alla dimensione macro, una domanda pubblica, un public procurement, per intenderci, di buona qualità è uno strumento essenziale per la crescita, perché indirizza risorse che sono sempre scarse verso quelli che si ritengono essere gli obiettivi più efficienti. Questa è, a mio modo di vedere, la traduzione italiana, che è una traduzione di cui dobbiamo essere orgogliosi, del concetto di finanza pubblica orientata alla crescita, growth friendly fiscal consolidation, che suona tanto bene, in inglese suona meglio come al solito, ma che essenzialmente ci ricorda che la finanza pubblica è lo strumento principale della politica economica e che richiede, lo ripeto ancora una volta, me ne scuso, sia scelte, sia quindi policy, sia visione di policy, sia implementazione. E quindi è la politica economica e l'amministrazione che devono lavorare assieme e i risultati si vedono, come ci ha dimostrato oggi Joram. Grazie. Chiedo al Presidente di dire qualche parola. Ringrazio il Ministro. Ma solo per ringraziare l'onorevole Gutgeld e naturalmente il Ministro Padoan. Penso che questa relazione, che in fondo è anche un atto di trasparenza, di serietà nel rapporto tra l'attività di governo e l'attività delle diverse amministrazioni, il Parlamento, sia un'occasione importante su un tema sul quale la discussione in questi anni è stata molto intensa e anche non priva di controversie. Quindi innanzitutto voglio ringraziare per il lavoro fatto il commissario straordinario, il Ministero dell'Economia, le altre amministrazioni coinvolte. Voglio ringraziare anche in questa occasione i nostri quadri, dirigenti, dipendenti della pubblica amministrazione che nelle condizioni che la relazione di Joram ha messo bene in evidenza di riduzione di risorse hanno continuato ad assicurare qualità ed efficienza, nonostante ovviamente non manchino come sempre errori e difetti, ma nell'insieme qualità ed efficienza alla nostra amministrazione. Il messaggio fondamentale che viene, io credo, è che certamente esistono sprechi nella pubblica amministrazione, ma farla facile, che
che è uno sport abbastanza diffuso, tutto sommato non conviene, perché la ricerca, l'individuazione di questi sprechi e i rimedi necessari di fronte a questi sprechi, perché i rimedi comportano quasi sempre l'intervento su processi organizzativi, il coinvolgimento di diverse amministrazioni, la fatica che in un certo modo il commissario straordinario ci ha descritto. Per mettere in piedi questo tavolo abbiamo impiegato 2 anni, non mi sorprende. La messa a confronto di diverse amministrazioni e di diverse competenze. Quindi, lungi da me negare che esistano sacche di spreco e di inefficienza, ma attenzione a chi continua spesso, e lo leggiamo spesso, a considerare piuttosto facile trovare risorse da risparmiare qui e là, sottovalutando la fatica e il lavoro di squadra che sono necessari per arrivare davvero a ottenere dei risparmi strutturali, perché si tratta di modificare dei processi e il funzionamento. La seconda considerazione che mi viene da fare è che il nostro orizzonte, il nostro traguardo non è quello dei tagli e basta, ma è quello dell'efficienza. Quindi noi siamo in molti dei settori che la relazione del commissario ha evidenziato alla ricerca non soltanto di sacche di inefficienza che determinano sprechi, ma di sacche di inefficienza che vanno migliorate, rispetto alle quali i processi devono essere migliorati. Se penso a quello che abbiamo fatto in settori come l'istruzione o la pubblica sicurezza in questi anni, io vedo certamente delle operazioni di risparmio, ma vedo anche delle operazioni di grandissima messa a disposizione di risorse. Noi abbiamo fatto negli ultimi mesi, lo sa bene il ministro Padoan, degli investimenti economici sulle forze di sicurezza, sulle forze dell'ordine, da lungo attesi e assolutamente necessari, che hanno comportato per le nostre spese un impegno notevolissimo. Contemporaneamente dobbiamo lavorare sulla riduzione degli sprechi e sull'efficienza. Quindi non c'è una religione dei tagli, c'è una religione delle non c'è una aspirazione ai tagli, c'è un'aspirazione all'efficienza sulla quale lavorare. E infine, e ci lavoreremo adesso anche, avremo nuovi strumenti, stiamo esaminando su proposta del Ministero un DPCM che riguarda le nuove regole per il bilancio, in particolare per i ministeri, che consentirà ai ministeri di avere un po' di tempo per programmare in casa le riduzioni possibili di spesa, e sarà un altro tassello di questo obiettivo efficienza. E contemporaneamente io credo che dobbiamo avere la consapevolezza che per la pubblica amministrazione una sfida altrettanto importante di quella della riduzione della spesa è la sfida della capacità di spesa. E non deve sembrare un paradosso il fatto che un problema che l'Italia ha davanti a sé e che non è meno rilevante di quello dei tagli di spesa è il problema della nostra capacità di sviluppare spesa pubblica, spesa per investimenti, spesa per il lavoro. Cioè il nostro è un paese, e chiunque abbia un ruolo nell'amministrazione pubblica a livello nazionale, ma soprattutto a livello locale, i sindaci, i responsabili sul territorio, sanno qual è il percorso a ostacoli che oggi è necessario per riuscire a portare a buon fine un investimento. Questo è un paese in cui forse spendere è più difficile che risparmiare dal punto di vista della spesa pubblica sana, della spesa che produce investimenti, che produce ricchezza e che produce lavoro.
e se noi vogliamo davvero accompagnare la ripresa che oggi manifesta segnali positivi anche nel nostro Paese, dobbiamo certamente continuare nel lavoro prezioso che il commissario straordinario assieme al MEF e a tutte le amministrazioni sta facendo per la revisione della spesa nel senso del risparmio, ma dobbiamo davvero essere in un gioco di squadra capaci di fare gli investimenti, di portare a termine le opere pubbliche, di non fermarsi di fronte alle difficoltà e di davvero far sentire gli amministratori che su questo prendono le decisioni come rappresentanti di un'esigenza pubblica generale. Chi oggi riesce a fare spesa per investimenti, a dare lavoro, svolge per lo Stato, per la Repubblica, un compito altrettanto importante e forse persino strategicamente più prezioso di chi si dedica con successo e con abnegazione, come ha fatto in questi anni il commissario Gutgeld, a individuare i meccanismi sui quali intervenire per ridurre la spesa. Abbiamo bisogno di buona spesa, di spesa efficiente, di spesa per il lavoro e per gli investimenti. Grazie e buon lavoro. Solo una, visto che mi fanno notare due cose rapide, comunicazione di servizio, visto che girano le agenzie, Luigi stai un secondo che correggo anche l'omissione nei tuoi confronti, faccio due correzioni. La prima è che gira l'agenzia di stampa che parla di risparmi di 30 miliardi in tre anni, no, è 30 miliardi all'anno, quindi è solo, sì, solo una correzione per tutti. E poi vorrei ringraziare la commissione della, che ho messo la commissione per i fabbisogni costi standard presieduta da Luigi Maratini. Grazie di nuovo, grazie.